Cari amici, buona giornata. Il testo per la riflessione di questa mattina è contenuto nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 3, versetti 14 e 15. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che figliol dell'uomo sia innalzato, affinché chiunque crede in lui abbia vita eterna. I versetti che abbiamo letto nascono dall'incontro tra Nicodemo e Gesù. Nicodemo riconosceva Gesù come maestro inviato da Dio, non come Messia. Quando Gesù lo vede, va direttamente al cuore. Nicodemo, bisogna nascere di nuovo se vuoi entrare nel regno di Dio. Infatti il concetto teologico di Nicodemo era quello giudaico. Essi pensavano, visto che per etnia siamo figli di Abramo, abbiamo la garanzia dell'entrata nel regno di Dio. Per essi solo quelli che non erano giudei dovevano prima convertirsi a figli di Abramo e poi potevano avere accesso al regno di Dio. Carissimo ascoltatore, ricordati, nessuno ha la salvezza assicurata, qualunque sia l'etnia o la chiesa alla quale appartiene. Non siamo salvati perché apparteniamo a una chiesa particolare. A Nicodemo la dichiarazione di Gesù lo sgomenta. Ecco perché dà a Gesù una risposta sarcastica, ironica. Essendo giudeo dalla nascita, non poteva accettare doversi convertire, cioè rinascere un'altra volta. Senza conversione non c'è salvezza. Chi non nasce di acqua e di spirito non può entrare nel regno di Dio. L'unica via per l'entrata nell'eternità non sono le opere che facciamo. La salvezza dipende da cosa facciamo, dell'offerta che Dio fa a tutti gli esseri umani. Cosa fare per essere abilitate ad entrare nel regno di Dio? Come raggiungere la candidatura per avere l'eternità? Nicodemo era un teologo che conosceva la parola di Dio, ma si sentiva triste e infelice. Era attratto da Gesù, ma non sapeva come fare per essere unito a Lui. Faccio una domanda di carattere generale. È possibile conoscere la parola di Dio ed essere completamente perduti? Nicodemo ne è l'esempio. Gesù, conoscendo perfettamente ogni cosa, gli disse: devi nascere di nuovo. Gesù stava parlando della conversione. Conoscere la parola di Dio è una cosa. Essere passati dall'esperienza meravigliosa della conversione è un'altra cosa completamente diversa. Gesù spiegò a Nicodemo l'azione che lo Spirito Santo compie dentro ciascuno di noi è come il vento che soffia ma non si vede. I versetti della nostra riflessione questa mattina sono la risposta che Gesù dà a Nicodemo e una risposta diretta anche a tutti noi questa mattina, se vogliamo entrare nel regno di Dio. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato, affinché chiunque crede in Lui abbia vita eterna. Gesù ricorda a Nicodemo un passaggio storico che conosceva molto bene, un'esperienza che i figli di Abramo avevano fatto nel deserto per fargli passare attraverso una pedagogia salvifica per dei peccati commessi. Dio li ha condotti nel deserto per 40 anni. Quella zona era infestata dai serpenti a sonagli. Tutti quelli che venivano morsi dai serpenti sarebbero morti a meno che guardassero verso la pertica dove per ordine di Dio Mosè aveva collocato un serpente di rame. Tutti quelli che morsi guardavano semplicemente in cima alla pertica dove c'era fisso il serpente di bronzo non morivano, anzi guarivano. Carissimo, per entrare nel regno dei cieli è necessario guardare verso Gesù, comprendere perché è morto, che ruolo hanno avuto i nostri peccati nella sua morte. Egli ha pagato per me, per te, per noi il prezzo della salvezza. Accettarlo come salvatore e scendere dentro la vasca battesimale per ricevere il battesimo d'acqua significa morire ai nostri peccati. Facendoci seppellire nella tomba d'acqua, rinasciamo un'altra volta a vita nuova. Questa esperienza di perdono va vissuto da tutti e ogni giorno. Certo, il battesimo d'acqua avviene una sola volta, ma ogni giorno siamo chiamati a guardare verso Gesù per confessare i nostri peccati e rinascere un'altra volta per il perdono che Gesù ci offre ogni giorno. Mentre giornalmente facciamo questo,
lo Spirito Santo che abbiamo ricevuto durante il battesimo d'acqua trasformerà sempre più la nostra vita. Termino con un commento molto bello contenuto nel libro La speranza dell'uomo, pagina 115. Leggo: come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così il figliol dell'uomo è stato innalzato. E ognuno che è stato ingannato e morso dal serpente può guardare a lui e vivere. Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. La luce che brilla dalla croce rivela l'amore di Dio. Il suo amore ci attrae. Se non resistiamo a questo invito e ci pieghiamo ai piedi della croce, pentiti per i peccati che hanno crocifisso il Salvatore, lo Spirito di Dio susciterà mediante la fede una nuova vita nell'anima. I pensieri e i desideri ubbidiranno alla volontà di Cristo. Il cuore e la mente saranno ricreati all'immagine di colui che opera in noi per renderci interamente ubbidienti a Lui. Allora la volontà di Dio sarà scritta nella mente e nel cuore in modo da poter dire con Cristo: Dio mio, io prendo piacere a fare la tua volontà e la tua legge dentro il mio cuore. Nel suo colloquio con Nicodemo, Gesù ha rivelato il piano della salvezza e la sua missione per il mondo. In nessuno dei suoi discorsi seguenti egli ha sviluppato in maniera così completa tutti gli aspetti dell'opera che si deve compiere nei cuori di quelli che erediteranno il regno dei cieli. Che meravigliosa promessa! Tutti quelli che credono sinceramente in Gesù non periranno mai, riceveranno la vita eterna. Lodato sia il Signore. Preghiamo insieme. Grazie, mio Dio, per la tua parola, attraverso la quale possiamo comprendere meglio come investire la vita che ci hai dato. Grazie per l'opportunità che abbiamo anche questa mattina d'accettare Gesù come nostro Salvatore. Amen. Buona giornata a tutti.